A due settimane dai campionati italiani cadetti, in programma dal 7 al 9 ottobre a Jesolo, i migliori under 16 della regione si sono ritrovati a Montebelluna nel campionato regionale di categoria. Una due giorni che rappresentava una tappa fondamentale nella marcia di avvicinamento alla rassegna tricolore. Oltre 1000 gli iscritti ed il livello tecnico della manifestazione ha confermato la vivacità dei vivai delle società venete. Questo è l'appuntamento che volutamente mettiamo in questo momento della stagione, perché precede sempre ogni anno di 15 giorni i campionati italiani cadetti, e quindi questo è il momento finale di rifinitura della preparazione agonistica dei cadetti. Martedì il settore tecnico farà la squadra per i campionati italiani, con la speranza, che diventa quasi sempre certezza, di risultati di notevole valore sia individuali che di squadra. È l'ultima occasione che hanno per poter cercare il minimo per poter partecipare ai campionati italiani, che saranno nel weekend del 7 al 9 di ottobre qui a Jesolo, o per trovare un posto nella rappresentativa regionale. Quindi direi che la grande partecipazione di oggi è dovuta anche a questo, alla ricerca spasmodica di questo minimo per poter partecipare. Ma scendiamo in pista. Nella giornata di sabato si è assistito ad una vincente 1000 metri femminile, dove a conquistare il titolo grazie ad un convincente rush finale è stata Elena Bellò della Polisportiva Due Ville. Nella marcia, sempre femminile, successo facile di Beatrice Cortese della Vissabano, che ha staccato tutte le avversarie, facendo quindi gara a sé fin dai primi giri. È stata bella la mia gara, però l'ho fatta in quarta corsia, quindi speravo meglio il tempo, però è andata bene perché ho doppiato le altre. E sono soddisfatta, insomma, della mia gara. Anche il mio allenatore è soddisfatto di me e di tutti quanti, insomma, perché mi alleno duramente e speriamo bene. È stato uno sprint molto avvincente, forte. La gara è stata abbastanza lenta, infatti mi aspettavo una gara un po' più veloce. Ecco, poi nel finale si è conclusa molto nel finale. Elena ha avuto la meglio su Anna Busatto dell'Atletica Mogliano, che si è però prontamente riscattata andando a vincere i 2000 metri nella giornata di domenica. Ma a Jesolo per lei ci saranno nuovamente i metri 1000. A Jesolo vado a fare i 1000 e rispetto all'anno scorso, sono stata anche l'anno scorso, quindi comunque è una bella esperienza perché conosci altre gente, poi è impegnativo ed è divertente, poi bisogna mettercela tutta e vedere come va a finire. Ed è sempre dell'Atletica Mogliano la vincitrice del salto in alto. Sono soddisfatta perché ho vinto, però sinceramente pensavo di fare di più perché ho un record che va 1,67 e dunque speravo un po' meglio. Per Jesolo, dato che ho delle avversarie che hanno dei livelli molto alti, spero di poter migliorare perché ci tengo molto, allora sì, spero di migliorare. Chi ha fatto invece un'ottima misura, conquistando così il primato personale, è la berica Ilaria Casarotto nel lancio del giavellotto, centrando così il minimo per gli italiani. E pensare che fino a pochi mesi fa nemmeno faceva atletica. Ho iniziato a giocare a baseball da quando ero piccola. Poi alle medie ho fatto Vortex, quindi mi hanno visto quelli della mia società e hanno detto: beh, questa può fare su giavellotto. Ho iniziato col giavellotto ad aprile e adesso sono qua. La Veneto Banca Montebelluna conquista 3 titoli regionali nel salto con l'asta, nella marcia e nei 2000 metri. Speravo magari di avere il minimo per le qualifiche nazionali, l'ho mancato per poco, un 6 secondi, però spero di rifarmi comunque a Jesolo, dovrei andare comunque in quanto campione regionale e con un buon treno penso di avere buone possibilità di migliorare ancora. Sinceramente inizio stagione non me lo aspettavo perché l'ho cominciato da poco a fare asta e sì, tentavo di vincere questo titolo regionale, però sinceramente non me l'aspettavo. Poi anche ho tentato di fare il minimo di vincere il regionale per il triplo e ieri l'ho mancato per 2 centimetri e sono contento. Il 300 era un po' fiacchetto, pensavo mi battessero, però dopo sono entrato nel rettilineo e ho visto che ne avevo ancora per sprintare fino alla fine. E ci ho provato e ci sono riuscito bene. I campionati regionali cadetti sono stati l'occasione per festeggiare il trentennale dell'Atletica Montebelluna Veneto Banca. Tanti gli ex campioni presenti a testimoniare il legame della società con la sua storia ed il suo territorio. Ricorre quest'anno, il 2011, il trentennale della fondazione della società dell'Atletica Montebelluna. Il primo presidente era il signor Luciano Cestaro, che oggi era delegato tecnico della manifestazione, guarda la coincidenza,
e il presidente successivo per gli altri 29 anni è a tutt'oggi il signor Miotto Romeo. Io a suo tempo ero il segretario, per cui ci siamo in pratica trovati insieme col testimone in mano per portare avanti ancora per altri anni, non so quanti, questa società che per tanti anni ha lavorato nel settore promozionale. È una società storica, storica legata ad atleti per il passato veramente significativi a livello veneto e italiano, è molto significativa per il lavoro che continua a fare per la promozione dell'atletica nel Veneto e per questo devo ringraziare i dirigenti, in particolare in primis Romeo, il presidente Romeo Miotto e Ivo Merlo, ma anche tutta la schiera di collaboratori che con loro consentono questi successi per Atletica Montebelluna Veneto Banca. Una delle società più importanti del nostro territorio, che oramai da moltissimi anni è la roccaforte per quanto riguarda l'attività promozionale, e giustamente questo campionato regionale viene organizzato da questa società. Veneto Banca la sostiene in un rapporto di collaborazione a tutti i livelli da tantissimi anni. È una società che va presa assolutamente a modello per via di organizzazione di tecnici, di preparatori e di dirigenti. Questa manifestazione in particolare dimostra l'attaccamento che la società atletica Montebelluna dà soprattutto all'aspetto giovanile. E di giovani cadetti veneti sono già pronti per tuffarsi in una nuova avventura. Mancano solo 15 giorni all'appuntamento più importante dell'anno, gli italiani di categoria che quest'anno si terranno appunto a Jesolo dal 7 al 9 ottobre e a breve verranno diramate le convocazioni ufficiali. Jesolo vedremo adesso il quinto tempo in Italia, staremo a vedere. Fino a un mese fa non pensavo neanche di andarci, adesso non so, spero di arrivare tra i primi 6 almeno. Il mio obiettivo sarebbe andare sotto i 3 minuti nei 1000 metri. Spero di riuscire a farcela entro la fine dell'anno. Sono contenta, sono riuscita a fare un mio nuovo personale e sì, è stata dura, però sono riuscita ad arrivare in fondo. Per Jesolo penso di fare sempre i 300 metri piani e sì, penso che farò quelli. Baby, I don't scare, 'cause I'm a reborn maggot, you can't.